cucina bioevolutiva. Oggi prepareremo un dessert crudista, la crostata di frutta. Gli utensili che ci occorreranno sono un mixer, un tritatutto, un frullatore ad immersione con il contenitore normalmente in sua dotazione e un vassoio per torta. Per quanto riguarda gli ingredienti della base della crostata di frutta, ci occorreranno 2 coppette di mandorle e 1 coppetta di datteri, più o meno 250 g di mandorle, 125 g di datteri, 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere, 1 cucchiaino di cannella in polvere, 1 pizzico di vaniglia in polvere, la scorza grattugiata di un limone. Gli ingredienti per quanto riguarda la crema pasticcera sono 1/2 banana, 1/2 avogado, 1/10 di datteri denocciolati, 1 pizzico di vaniglia in polvere, la scorza grattugiata di un limone, 1 dito di latte di cocco, ma se non l'avete va benissimo il latte di mandorla, 1 cucchiaino di curcuma in polvere e 1 cucchiaio ricolmo di sciroppo d'acero. Per quanto riguarda la frutta fresca, potete scegliere quella di stagione, quella che più preferite. Noi abbiamo selezionato dei lamponi, kiwi, ananas, more, fragoline, mela verde, pompelmo rosa. Come prima cosa mettiamo in ammollo le mandorle in acqua fredda. Magari fate questa operazione la sera prima di preparare la crostata, in modo tale che la mattina le trovate già pronte per essere spellate. Una volta pelate le mandorle, non dobbiamo far altro che mettere tutti gli ingredienti della base della crostata all'interno del contenitore del mixer tritatutto e frullare. I datteri denocciolati, 1 pizzico di vaniglia, 1/2 cucchiaino di zenzero, 1 cucchiaino di cannella e la scorza grattugiata del limone. Iniziamo a frullare fino ad ottenere un composto omogeneo. Bene, il composto che abbiamo ottenuto è questo. Ora possiamo versarlo in un contenitore. Prima, come vedete, è piuttosto appiccicosetto, data la presenza appunto dei datteri, il che ci permetterà di modellarlo poi sul vassoio per torta e creare quindi la base per la crostata. Bene, lo spessore, come vedete, è di circa 1 cm. Ora seguiremo la procedura classica per le basi da torta crudiste. Stendiamo della pellicola alimentare a protezione. La terremo in frigo finché non si indurisce. Preparare la crema pasticcera è molto semplice, non dobbiamo far altro che mettere tutti gli ingredienti all'interno del contenitore e frullarli fino ad ottenere un composto assolutamente omogeneo. Quindi tagliamo a pezzetti la banana, la polpa dell'avogado, tagliamo a pezzettini anche i datteri denocciolati, su sciroppo d'acero, la vaniglia, la scorza grattugiata di un limone, il latte di cocco ed infine la curcuma. Iniziamo con 1/2 cucchiaino, poi se il colore sarà sufficientemente giallo rimarremo con questa metà, in caso contrario aggiungeremo ancora un pochino più di curcuma. Se non c'è liquido a sufficienza possiamo aggiungere un altro po' di latte di cocco, un altro dito. Iniziamo a frullare. Come vedete abbiamo ottenuto un composto molto omogeneo. Il sapore è molto ma molto simile a quello dello zabaione. Probabilmente la banana fa la sua parte in questo caso. Bene, ora lo conserviamo in frigo
dovremo essere molto molto veloci nel comporre la crostata con la frutta fresca, perché comunque l'avocado e la banana si ossidano velocemente. Poi una volta che la teniamo in frigo non c'è assolutamente problema, però intanto cercheremo di fare un lavoro rapido. Abbiamo tirato fuori la base della nostra crostata di frutta che si è indurita, quindi possiamo spalmare la base con la nostra crema pasticcera. Possiamo mettere anche una quantità generosa. Bene, la nostra crostata crudista con frutta fresca e crema pasticcera è pronta. Vi auguriamo una buona giornata e alla prossima videoricetta.